Si sa, dopo la puntata in diretta del Grande Fratello VIP 7, le dinamiche della casa vengono sconvolte. Ed è ciò che è accaduto questa notte, dopo l'appuntamento di giovedì 10 novembre 2022. Innanzitutto, è scattato un bacio tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. I due GFini sul letto hanno dimostrato che il loro rapporto potrebbe prendere una svolta amorosa. Infatti, prima di andare a dormire a fare il primo passo è stato Antonino. Così si dà la buonanotte. Ora vado a dormire. Oriana non si è tirata indietro. Anzi si è avvicinata nuovamente a lui per baciarlo. Prima di andare via. La Marzoli ha dormito inaspettatamente con Antonella Fiordelisi, la quale si è rifiutata di condividere il letto con Edoardo Donnamaria dopo quanto accaduto nella puntata di ieri del GF VIP. Invece, Antonino ha dormito con Luciana. Per Spinalbese c'è stato anche un chiarimento con Jaele De Donà. Quest'ultima ha finalmente capito che dietro la distanza che Antonino ha messo tra loro c'è la scelta di lasciarla vivere serenamente questa esperienza nella casa di Cinecittà. Visto che fuori ha un marito che l'ha, per rispetto del marito Bradford Beck, che con una lettera le aveva chiaramente chiesto di evitare certi atteggiamenti. La De Donà ha ormai deciso di cambiare rotta. Lo ti devo ringraziare per i tuoi consigli. Adesso capisco anche perché avevi fatto dei passi indietro e ti eri raffreddato. Ho compreso che l'avevi fatto per me. Dopo aver visto la lettera di Brad. Anche le parole di mio padre mi hanno fatto capire tanto. Mi ha detto che tu sei un buon amico e che io forse volevo altro. Nonostante tutto io in diretta ho voluto dire la verità. Intendo quando mi hanno chiesto cosa provo per te. Se era solo amicizia o di più. Avrei potuto non dare la risposta sulla cotta per te. Però io voglio essere sincera se... Thank you.